Buongiorno, questo è l'appuntamento dell'analisi agrometeorologica della scorsa settimana. Caratterizzata questa dall'arrivo di aria fredda dai quadranti settentrionali e dalla pioggia. Questo arrivo di aria fredda ha causato un primo assaggio d'inverno, quindi con una sostanziale riduzione della temperatura, con riduzione dei valori medi di almeno 5-6 gradi rispetto ai valori stagionali, con temperature minime scese addirittura sotto i 5 gradi nelle aree interne, con spolveratina di neve a quote appenniniche, e temperature massime con difficoltà hanno raggiunto i 15 gradi nell'area metapontina. Ma la pioggia è stato, come vi dicevo, l'elemento che ha caratterizzato lo scorso settimana, con piogge abbondanti sul versante tirrenico che hanno superato i 50-60 mm, quindi anche con intensità orarie abbastanza importanti, mentre nelle restanti aree, a cominciare dal Vulto, nell'Alto Prato, Collina Materana, abbiamo avuto piogge concentrate nel fine settimana, ma soprattutto nella giornata di domenica, con accumuli che hanno raggiunto i 30-40 mm e fino ad arrivare alla Collina Materana intorno ai 30 mm e nel Metapontino intorno ai 10-15 mm. Piogge che ovviamente hanno ristorato le nostre dighe e comunque il contesto agricolo in generale, che ovviamente subirà delle interruzioni dell'esecuzione delle operazioni culturali, anche perché nei prossimi giorni è prevista ancora questa perturbazione, quindi aria instabile, con temperature di sotto ai valori stagionali e comunque qualche precipitazione a carattere temporalesco. Con questo concluso, arrivederci al prossimo appuntamento.